È possibile viaggiare attraverso le varie dimensioni che si ipotizza esistano intorno a noi? Ci sono molti scienziati convinti che ci sia un multiverso popolato da esseri di aspetto simile al nostro o completamente diverso. Infinite dimensioni uguali o completamente differenti dalla nostra, che si muovono in un tempo diverso sulla stessa linea temporale, indietro o in avanti. Scenari infiniti in infinite possibilità. Potrebbero esistere molteplici noi stessi in dimensioni parallele. Sia chiaro che non stiamo parlando di fantascienza, ma di teorie accreditate presso le accademie scientifiche più rinomate e portate avanti da illustri scienziati. Se davvero esistono dimensioni parallele, è possibile riuscire a scoprirle e ad accedervi? La scienza dice di no. Non abbiamo nessuna tecnologia capace di consentirci di spostarci dalla nostra dimensione ad un'altra, per il momento. Per capire come possano esistere e coesistere dimensioni parallele, farò un chiaro esempio. Immaginate di ascoltare la stazione radio A mentre siete in macchina o a casa. Siete sintonizzati su quella specifica frequenza e state ascoltando una canzone. Le onde radio relative ad altre stazioni B, C, D, eccetera, che trasmettono altra musica, esistono e sono intorno a voi, vi attraversano, ma voi non potete sentirle perché siete sintonizzati sulla frequenza A. Se vi stancate dalla stazione A, premete un tasto e cercate una stazione radio diversa, la B ad esempio. Nel momento in cui vi sintonizzate su di essa, non sentite più la stazione A, anche se continua ad esistere e coesistere con voi e intorno a voi. In poche parole, la nostra dimensione vibra ed esiste su una frequenza specifica e non su tutte le altre. Dunque, dall'esempio si deduce che non è possibile che due stazioni radio dimensioni si possano incontrare o accavallare, e invece non è così. Spesso, infatti, capitano le interferenze. Può succedere che due stazioni radio vengano contemporaneamente ascoltate, anche se per pochi secondi, sulla stessa frequenza. Le aperture che permettono il passaggio da un universo all'altro attraverso dimensioni parallele si possono immaginare come interferenze nello spazio-tempo, forse casuali o provocate da tecnologie sofisticate che noi umani non abbiamo ancora e che permettono a due o più dimensioni di toccarsi, intersecarsi e coesistere per alcuni istanti. È possibile che nel nostro pianeta esistano zone e finestre che si aprono e si chiudono per cause naturali o artificiali. Se accettiamo questa ipotesi, possiamo considerare probabili alcune storie che da sempre ci parlano di persone che spariscono improvvisamente davanti a testimoni increduli, di altri che appaiono dal nulla, di interi paesi che compaiono e scompaiono, di oggetti che sembrano non appartenere al nostro mondo e di tanti altri fenomeni che si potrebbero collegare all'esistenza di altre dimensioni. Una delle storie che mi ha da sempre affascinato è quella raccontata da Charles Berlitz nel suo libro Il libro dei fatti incredibili ma veri, pubblicato nel 1989. Il titolo della storia è L'albergo in un'altra dimensione. Nell'ottobre del 1979, due coppie di sposi partirono dalla città inglese di Dover per una vacanza. L'itinerario pianificato prevedeva l'attraversamento della Francia e della Spagna. Geoff e Pauline Simpson e i loro amici Len e Cynthia Sibsby partirono in treno e raggiunsero la Francia, dove noleggiarono un'automobile e proseguirono verso sud. Tutto filò liscio fino alla sera del 3 ottobre. Verso le 21:30, stanchi e affamati dal viaggio, cercarono un posto dove passare la notte. Decisero così di uscire dall'autostrada in cerca di un motel. Ne trovarono uno dopo pochi chilometri. Qui iniziarono le stranezze. Len Sisby entrò nell'hall e rimase sorpreso nel vedere un uomo in una inconsueta uniforme color prugna. Chiese all'uomo se c'erano stanze libere per la notte e si sentì rispondere che non vi erano posti liberi. L'uomo in uniforme consigliò a Len di spostarsi più a sud, dove avrebbero trovato un piccolo motel.
I quattro si rimisero in marcia su una strada selciata e affiancata da edifici che parevano fuori contesto, appartenenti ad un'altra epoca. Un fatto molto strano, che non passò inosservato, fu il vedere alcuni manifesti pubblicitari di un circo. Erano manifesti molto vecchi. Pochi minuti ancora di viaggio, i quattro amici trovarono un vecchio edificio ben illuminato. Entrarono pensando di trovare un motel con arredamenti moderni e invece si trovarono davanti un ambiente che ricordava il Medioevo. Le poche persone che c'erano erano abbigliate in modo anacronistico. Non fecero domande, consumarono la cena e raggiunsero le loro stanze. Anche qui l'arredamento era antiquato. I letti avevano spesse e pesanti lenzuola e le porte si chiudevano dall'interno con dei paletti di legno. La mattina successiva scesero per la colazione. Mentre consumavano un veloce pasto, due gendarmi entrarono nel motel. Avevano qualcosa di anomalo che i quattro amici non tardarono ad identificare. Le loro divise erano fuori moda. Indossavano abiti blu scuro, avevano cappe sulle spalle e cappelli larghi a punta. Nessuno fece domande e quando Len e i suoi compagni di viaggio tornarono nelle loro stanze scattarono alcune foto. Qualche minuto dopo erano pronti per riprendere il viaggio. Len andò a pagare e rimase sorpreso vedendo il conto che ammontava a 19 franchi. Chiese al direttore di verificare che non ci fossero errori nella cifra e l'uomo rispose che i 19 franchi erano giusti. Senza farselo ripetere, pagò in contanti. Prima di ripartire, Len chiese ai gendarmi quale fosse la strada più veloce per arrivare ad Avignone, passando per l'autostrada. Alla parola autostrada, i gendarmi si guardarono perplessi come se ignorassero il significato di quel termine. I quattro amici ripartirono e proseguirono per il loro itinerario ritornando sulla strada già percorsa il giorno prima. La vacanza proseguì in modo spensierato. Al rientro in Inghilterra, durante la strada del ritorno, i quattro viaggiatori decisero di ritornare nell'albergo dove avevano pernottato alla modica cifra di 19 franchi. Percorsero le stesse vie dell'andata, ma dell'albergo non vi era traccia. Convinti di aver sbagliato strada, tornarono indietro e rifecero il percorso, ma senza risultato. L'albergo era sparito, svanito nel nulla. Trovarono un hotel poco più avanti e si fermarono per la notte. La colazione e il pranzo costò loro 247 franchi. Rientrati a casa, i quattro fecero sviluppare i rullini e con loro grande sorpresa le foto scattate all'interno dell'albergo fuori dal tempo non c'erano. Non c'erano foto bruciate, semplicemente mancavano quelle fatte nell'albergo. I quattro si resero conto in quel momento che tutto ciò che avevano osservato all'interno e all'esterno dell'albergo e che sembrava appartenere ad un'altra epoca, forse apparteneva realmente ad un altro tempo. Forse avevano viaggiato in un'altra dimensione simile alla nostra, ma in un'altra linea temporale. Decisero di non parlare con nessuno della loro esperienza per diversi anni. Poi, con coraggio, raccontarono la loro storia ad alcuni parenti. Facendo delle ricerche, scoprirono che le strane uniformi dei gendarmi presenti nell'albergo appartenevano ad un periodo precedente al 1905. Cosa accadde ai quattro viaggiatori? Finirono in un'altra dimensione o si inventarono tutto? La storia è affascinante e apre scenari inimmaginabili, ma ci sono delle domande che emergono con forza. Ammettendo che il loro viaggio continuò per un certo periodo all'interno di una dimensione parallela diversa dalla nostra, ma con alcune similitudini, perché i gendarmi e il direttore dell'albergo non rimasero sorpresi nel vedere la macchina con cui viaggiavano i quattro? Perché non fecero domande sugli abiti insoliti che i quattro indossavano? Perché il direttore dell'albergo accettò i 19 franchi che appartenevano al 1979 e non a quella strana e sconosciuta epoca? Possibile che in quella dimensione a noi sconosciuta gli abitanti conoscano la possibilità di spostarsi attraverso le dimensioni e per questo non rimasero sorpresi nel vedere i quattro viaggiatori? Forse altre persone della nostra dimensione erano già state lì? Non si hanno ulteriori notizie sulla storia e i dubbi rimangono.
Come vedremo, l'avventura dei quattro amici nell'albergo fuori dal tempo non è l'unica accaduta in altre dimensioni. Ci sono diverse testimonianze di possibili salti temporali e di incursioni momentanee in altri piani di esistenza. Nel 1851 molti giornali europei e americani diedero ampio spazio alla notizia della scoperta di un uomo di nome Jupar Vurin che affermava di provenire da un paese inesistente. Accadde nei pressi di Lebus, vicino Francoforte. Alcuni pescatori notarono un uomo dagli abiti inusuali e dal comportamento strano che vagava senza apparente meta. Gli uomini decisero così di avvertire le autorità portuali e il misterioso personaggio venne prelevato e condotto nella stazione di polizia per essere interrogato. Jopar raccontò di provenire da un paese chiamato Laxaria, nella regione di Sacria, nel nord Europa. Parlava un tedesco arcaico di difficile comprensione e non capiva altre lingue europee. Quando gli furono dati carta e penna, scrisse in due lingue sconosciute, chiamate Laxarian e Abramian. Quelle erano le lingue in uso nel mondo da cui proveniva. L'uomo continuò il suo racconto facendo riferimento al viaggio che aveva intrapreso a bordo di una imbarcazione alla ricerca del fratello, del quale non aveva notizie da molti anni. Il fratello era partito per l'esplorazione del nuovo mondo che, dalle indicazioni di Jopar Vurin, era l'Europa. Quando gli fu mostrata una carta geografica, Jopar disse che Sacria si trovava al posto della Groenlandia e che le coste dell'Europa erano molto diverse da quelle che lui conosceva. Tornò a parlare del suo viaggio e del naufragio di cui fu vittima. Il mare in tempesta trascinò lui e la sua imbarcazione nel fondo dell'oceano. Quando pensava di essere ormai perduto, fu investito da una luce accecante. Si risvegliò sulla spiaggia dove venne trovato senza saper dire quanto tempo fosse trascorso dal suo naufragio. Jopar Vurin fu studiato da esperti dell'epoca, anche se dimostrava di non essere pazzo e di formulare pensieri logici, fu ritenuto fuori di senno. Giorni dopo fu scortato a Berlino per essere studiato con maggiore attenzione e da quel momento di Jopar Vurin non si seppe più nulla. Nel 1954 un aereo di linea proveniente dall'Europa atterrò all'aeroporto internazionale Haneda di Tokyo. Tutti i passeggeri scesero e raggiunsero la zona dove venivano effettuati i controlli doganali e lì gli agenti fermarono un uomo insospettiti dal suo passaporto. Il suo aspetto era di tipo caucasico ed era ben vestito. Alle domande degli agenti l'uomo disse che era arrivato in Giappone per affari. Sembrava tutto regolare, tranne per un particolare che non quadrava. Il suo passaporto era stato rilasciato dallo stato di Taured. La guerra era finita da poco e il livello di attenzione in Giappone era alto. L'infiltrazione di spie americane o di altra nazione nel suolo giapponese era possibile e dunque si faceva molta attenzione a chi entrava o usciva dal territorio del sollevante. Gli agenti si guardarono perplessi perché nessuno di loro aveva mai sentito nominare Taured. Il passaporto però aveva tutti i timbri di varie nazioni esistenti e sembrava autentico. Alle insistenti domande degli uomini della sicurezza aeroportuale, l'uomo misterioso continuava a sostenere la sua tesi, e cioè che Taured si trovava tra la Francia e la Spagna. L'uomo indicò il punto esatto sulla mappa che gli fu mostrata, ma dove asseriva ci fosse Taured in realtà c'era il Principato di Andorra. Il misterioso viaggiatore sembrò trasalire e sottolineò che Taured esisteva da oltre 1000 anni. A quel punto mostrò ai poliziotti la sua patente di guida rilasciata anche questa nello stato di Taured. Prima che gli animi si scaldassero troppo, i poliziotti domandarono al viaggiatore per quale azienda lavorasse, in modo da poter verificare la veridicità delle sue affermazioni. Dall'azienda risposero che non avevano mai sentito nominare né l'uomo né lo stato di Taured. Rimaneva un'ultima possibilità: verificare che la stanza nell'hotel prenotata dall'uomo fosse reale. I poliziotti contattarono telefonicamente la hall dell'hotel e ricevettero una smentita. Non risultava nessuna prenotazione a nome del viaggiatore misterioso.
Il sospetto che l'uomo fosse una spia si insinuò nella mente degli agenti, così lo ammanettarono e lo trasferirono in una stanza per la notte, in attesa di interrogarlo accuratamente da personale specializzato in casi di spionaggio. L'uomo accettò quella anomala situazione e non oppose resistenza. Chiese soltanto una pillola contro il mal di testa, poi si sdraiò sul letto e si addormentò. Due guardie armate piantonarono la stanza per tutta la notte. Il mattino successivo arrivarono gli agenti del controspionaggio che avrebbero dovuto interrogare il misterioso viaggiatore, ma quando la porta della stanza venne aperta, dell'uomo non c'era più traccia. Nemmeno i pochi effetti personali che gli agenti gli avevano consentito di tenere erano nella stanza. Dove era finito l'uomo di Taured? L'unica via di fuga possibile era la finestra, ma fu trovata chiusa dall'interno. Inoltre, la stanza si trovava ad un'altezza elevata che avrebbe reso impossibile qualunque tentativo di fuga. Gli agenti si guardarono increduli. Dove era finito il misterioso individuo che asseriva di venire dallo stato di Taured? Da quel momento la storia iniziò a circolare al di fuori degli ambienti militari e qualcuno ipotizzò che l'uomo di Taured fosse in realtà un viaggiatore proveniente da un'altra dimensione. Un inconsapevole turista arrivato da un universo parallelo dove al posto del Principato di Andorra c'era il Regno di Taured. Come fosse avvenuto lo scambio e perché nessuno l'ha mai capito e soprattutto come abbia fatto l'uomo a svanire improvvisamente. Recentemente alcuni utenti di Reddit, per smontare la vicenda dell'uomo di Taured, hanno postato una serie di documenti del Parlamento britannico risalenti al 29 luglio 1960, dove si narra di una storia molto simile a quella dell'uomo di Taured, ma senza tirare in ballo dimensioni parallele. La storia è abbastanza squallida, considerato il fatto che si parla di un criminale che cercava di passare la dogana con un documento falso, rilasciato da uno stato inesistente e una serie di assegni falsi. La storia in questione ha poco a che vedere con la vicenda dell'uomo di Taured e sembra più il tentativo estremo dei debunker per spiegare una storia che, se fosse vera, aprirebbe scenari inimmaginabili in ambito scientifico. La possibilità concreta di viaggiare attraverso le dimensioni. Ci sono molte domande che rimangono senza risposte. Per quale motivo il misterioso viaggiatore avrebbe dovuto presentarsi in aeroporto con un documento falso rilasciato da uno stato inesistente, anziché fare riferimento ad una nazione reale che forse gli avrebbe consentito di passare liscio alla dogana? Perché inventarsi una storia così strampalata per giustificare la sua presenza sul suolo giapponese? Certo, se si trattò di una spia di qualunque nazione occidentale, era davvero un pivello. La storia dell'uomo di Taured rimane ancora avvolta nel mistero. Chissà se al suo ritorno nello stato di Taured l'uomo raccontò la sua vicenda. Forse in questo momento qualcuno a Taured sta vedendo un video che parla proprio del misterioso stato di Andorra. Intorno al 1210 la popolazione del piccolo villaggio di Woolpit nel Suffolk in Inghilterra fu sconvolta dal ritrovamento di due bambini apparsi dal nulla. Avevano l'aspetto di due normalissimi bambini tranne che per la pelle che era di colore verde. Non capivano l'inglese e si esprimevano a gesti. Rifiutarono qualunque tipo di cibo tranne i fagiolini crudi. I due fratelli con molta fatica raccontarono di provenire da un paese di nome San Martino, in una terra con un sole dalla luce fioca. Nel loro mondo tutto aveva il colore verde. Raccontarono che mentre erano al pascolo con il gregge, sentirono il suono di campane proveniente da una caverna vicina. Incuriositi vi entrarono fino a raggiungere l'altro capo della caverna, dove si trovarono all'aria aperta e accecati da un sole potente. Quello era il luogo dove furono trovati. Da dove venivano i due bambini verdi? Da una dimensione parallela o dall'interno del nostro pianeta? Nel 2006 Carol Chase McAlhinney stava guidando da Paris, in California, in direzione di San Bernardino, luogo di origine della sua famiglia. Pianificando il viaggio aveva deciso di fare una tappa a Riverside, dove aveva passato la sua infanzia.
Conosceva bene le strade che stava percorrendo e, anche se c'erano state delle ovvie modifiche urbanistiche, il percorso le era familiare. Ad un certo punto, però, il paesaggio mutò improvvisamente e Carol non fu più tanto sicura di trovarsi nel posto giusto. La mappa smentiva quella sensazione, le coordinate geografiche erano esatte. Arrivata in quella che doveva essere la cittadina di Riverside, Carol non riconobbe nessuna delle case che erano presenti nella sua memoria. Con l'auto che procedeva lentamente, poté controllare i numeri civici che però non corrispondevano alle case che le ricordava. Le persone che vide in strada sembravano avere qualcosa di strano, in modo strano le rivolgevano sguardi indecifrabili. La città sembrava ottenebrata da un alone di mistero che la rendeva cupa e paurosa. Spinse il piede sul pedale dell'acceleratore e si diresse verso la scuola media nel tentativo di trovare almeno un punto di riferimento valido a cui attaccarsi. La scuola c'era, ma non era quella della sua infanzia, così come il suo college. Le persone che gravitavano attorno agli edifici avevano qualcosa di sinistro nell'espressione. La paura si impossessò di lei e senza pensarci due volte lanciò la macchina a tutta velocità e si diresse verso Paris. Quando arrivò si rese conto che la città non aveva nulla di anomalo, tutto era in ordine. Carol affittò una stanza d'albergo e vi passò la notte. Qualche anno dopo gli eventi appena narrati, Carol ritornò a Riverside e con sua grande sorpresa la città era esattamente come lei ricordava. Tutto era al suo posto, case, strade, edifici pubblici e la gente era quella di sempre, non sinistri individui che la scrutavano sospettosi. Cosa era accaduto in quel lontano 2006? Carol aveva viaggiato in un'altra dimensione dove molte cose erano simili a quelle nella nostra dimensione, tranne che per alcuni inquietanti particolari, oppure la storia è completamente inventata? Vi è mai capitato di passare per una strada e di notare un palazzo, un albero o un qualunque altro elemento che non ricordavate di aver visto prima? Di trovare una colorazione diversa in una casa, una via che nella vostra memoria aveva un aspetto diverso o un conoscente che ricordavate essere biondo e invece ve lo ritrovate davanti castano? Insomma, avete mai notato delle incongruenze improvvise nei vostri ricordi relativi a luoghi e persone? Pensateci un attimo. Forse è successo anche a voi di trovare qualche anomalia nella vostra realtà, ma non ci avete dato molto peso pensando a qualche errore nei vostri ricordi. Per esempio, quanti di voi ricordano l'omino del Monopoli, quello con il frac, il cilindro e con il monocolo su un occhio? Probabilmente parecchi di voi. Eppure chi ideò il personaggio e lo disegnò disse di non aver mai disegnato la lente. Questo ricordo è presente in milioni di persone, tanto che nel film Ace Ventura con Jim Carrey del 1994 se ne fa riferimento. E lei deve essere l'uomo del Monopoli, del Monopoli. Com'è possibile una cosa del genere? Perché molti di noi ricordano la lente e altri no? Continuando si può citare il topolino con e senza bretelle. La coda di Pikachu che alcune persone la ricordano con una striscia nera che in realtà pare non ci sia mai stata. Il logo della Coca-Cola che non ha mai avuto il trattino tra le due parole, ma solamente un punto. E ancora la scritta Looney Tunes. Di esempi ce ne sono tantissimi. Possibile che una buona fetta della popolazione mondiale abbia gli stessi falsi ricordi in merito agli esempi appena illustrati? Come giustificare questi falsi ricordi collettivi? Badate bene che non stiamo parlando soltanto di un problema legato alla percezione visiva e all'elaborazione che il cervello ne fa. Il fenomeno include anche le parole. Moltissimi di noi hanno ben chiare nella mente alcune battute di film che nella realtà non sono mai state recitate. Alcuni esempi? In Biancaneve e i Sette Nani, film del 1937, la regina strega Grimilde non dice specchio, specchio, eccetera, rivolgendosi al mago dentro lo specchio, ma dice specchio, servo delle mie brame.
Tutti però ricordiamo la frase «Specchio, specchio delle mie brame». Un falso ricordo? Forse. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Un altro esempio lampante e davvero emblematico è quello in Star Wars. Darth Vader si rivolge a Luke Skywalker svelando la sua vera identità. Nel momento topico Darth Vader non pronuncia il nome del figlio, che è Luke Skywalker, ma dice soltanto «No, io sono tuo padre». Questo tipo di fenomeno è stato chiamato effetto Mandela. No, io sono tuo padre. L'argomento è molto complesso e merita un approfondimento in un'altra puntata. Come giustificare tutti questi falsi ricordi, ammesso che di questo si tratti? Molti ricercatori ipotizzano che l'effetto Mandela si possa spiegare con il passaggio da parte di alcune persone in altre dimensioni dove la realtà è molto simile alla nostra, ma con leggere differenze. È ovvio pensare che se fosse corretta questa spiegazione, quelli che sono vittime dell'effetto Mandela stanno vivendo nella dimensione sbagliata. Un'anomalia nella realtà simile a quelle appena descritte sembra essere accaduta a Lerina Garcia. La donna si svegliò presto come ogni mattina per andare al lavoro. Sembrava tutto in ordine nella sua stanza, ma qualcosa di strano le aveva stuzzicato la mente, anche se in un primo momento non se ne rese conto. Mentre si preparava per uscire, notò che le lenzuola del suo letto non erano del colore giusto. Era sicura di aver dormito su altre lenzuola. Pensò di ricordare male e uscì di casa. Raggiunse il palazzo dove lavorava e quando arrivò davanti al suo ufficio notò che la targa sulla porta non riportava il suo nome. Seconda anomalia. Questa volta Lerina indagò. Cominciò a fare domande alle persone attorno a lei e venne a sapere che effettivamente lavorava in quell'azienda, ma in un altro dipartimento. Le incongruenze nella sua linea temporale la mandarono in confusione e così ritornò a casa per cercare di raccogliere le idee e capire cosa stesse accadendo. Da quel momento le stranezze aumentarono. Lerina si rese conto che quello che doveva essere il suo ex fidanzato lasciato diversi mesi prima era ancora il suo partner. L'uomo sosteneva che i due non si erano mai lasciati. Nel suo armadio c'erano vestiti che non ricordava di aver comprato, alle pareti foto con scene in luoghi che non aveva mai visitato con persone sconosciute. Per quanto ne sappiamo, Lerina Garcia è rimasta intrappolata nella nostra dimensione. La nostra realtà è infinitamente più complessa di quanto si possa pensare. Esistono troppe anomalie in alcuni fatti quotidiani che difficilmente si possono spiegare in maniera convenzionale. Se esistono veramente altre dimensioni, potrebbe essere possibile visitarle con le giuste tecnologie per poi tornare indietro? Le storie che abbiamo raccontato in questa puntata potrebbero essere frutto della fantasia da parte dei protagonisti stessi, oppure fatti realmente accaduti e al momento del tutto inspiegabili e inaccessibili alle nostre conoscenze. Ma anche se una soltanto di queste storie risultasse vera, vorrebbe dire che ci sono infinite realtà nascoste, pronte per essere comprese ed esplorate.